Assai deludente la prova di Fano. Zero tiri in porta, Teramo spento e mai incisivo. Un passo avanti e due indietro. Non c'è continuità. Quattro sconfitte nelle prime sette giornate del girone di ritorno. All'orizzonte la sfida interna con la Monza di Berlusconi e Galliani. Quinto in classifica, soprattutto in forte ascesa. Il DS biancorosso Sandro Federico. Capitelli ha testualmente dichiarato: bisogna cambiare registro. Ma ha ragione, perché la prestazione che ha offerto la squadra ha un po' deluso un po' tutti. Era una partita da 0-0, per carità, il Fano non ha creato granché. Però noi vogliamo vedere una squadra con un piglio diverso, con una mentalità diversa, e quindi ci sta anche uno sfogo del presidente, ma per spronare la squadra e per far capire che bisogna dare qualcosa di più. Non basta la qualità nelle giocate, ma ci vuole anche la grinta e la determinazione. Questa è una mia considerazione, Sandro, non ti voglio mettere in difficoltà, però a mio avviso questo organico vale decisamente di più della posizione classificatoria. Sì, sicuramente individualmente possiamo ambire a qualcosa di diverso, però la classifica dice questo e quindi dobbiamo accettarlo. Non sempre nel calcio vince chi è più bravo tecnicamente o ha più qualità, ma anche chi ha più determinazione e più cattiveria. Posizione sempre salda quella di Maurizi? Ma adesso siamo veramente concentrati su questa partita, quindi è l'ultimo dei problemi. E ripeto, tutti insieme dobbiamo arrivare a fornire una prestazione importante. Il presidente ce lo chiede, la piazza merita qualche soddisfazione in più, perché sono anni che soffrono, li capisco, ma ripeto, dobbiamo tutti dare qualcosa di diverso, cioè far capire anche ai calciatori un'aria più positiva, un'aria di voler essere vincenti a prescindere anche da un risultato negativo, e alla fine arriverà la salvezza. Perché? Perché tutte le componenti sono andate in un'unica direzione. Che effetto fa, Sandro, vedere ex attaccanti del Teramo che quest'anno stanno segnando, non dico di domenica in domenica, ma quasi? Mi riferisco a Gondò, che sta facendo molto bene nel Rieti, a Tulli, che ieri ha segnato il più bel gol del turno infrasettimanale col Trapani in Serie C, una rovesciata stile Ronaldo, tanto per farci intendere a chi è in visione all'ascolto, lo stesso Panico del Cittadella. È un dato curioso, allarmante, perché poi quando vanno via vanno con veramente una trasformazione, probabilmente anche mentale, ma probabilmente anche noi dobbiamo fare qualcosa di diverso, perché se poi questi ragazzi validissimi riescono a far bene da altre parti, vuol dire che noi dobbiamo anche fare un mea culpa e capire come mettere nelle condizioni migliori anche gli stessi calciatori per rendere al massimo, perché non può essere più un semplice dato, è qualcosa che fa riflettere anche noi addetti ai lavori, e vuol dire che bisogna stare anche più attenti. Ma adesso va tantissimo la formula del prestito biennale per tanti giovani. Perché? Perché ormai sappiamo che per integrarsi bene, per capire anche le dinamiche di una realtà, un calciatore ha bisogno di più tempo, soprattutto i giovani che poi vengono fuori dalla primavera o che vengono fuori dal settore giovanile. E capisco perfettamente, perché è così. Dopo sei mesi inizi a capire, dopo un anno, veramente le qualità di un giocatore. E allora
vedo anche nel Pescara spesso utilizzano questa formula, perché hanno bisogno di tempo. Adesso c'è il confronto interno con la Monza, sabato ore 14:30, Monza che ha cambiato decisamente passo, decisamente marcia nel girone di ritorno, 4 vittorie, una sola sconfitta e 2 pareggi, una sconfitta proprio sabato scorso a Trieste, è chiaro che è una squadra completamente rifatta nel mercato di gennaio. Sì, ma in casa abbiamo battuto già la Triestina, abbiamo battuto su Tirol, quindi siamo capaci anche di affrontare squadre di questo livello, e se ci ricordiamo bene tutto questo probabilmente affrontiamo l'impegno come sappiamo fare, come abbiamo fatto in passato. Ecco, tra l'altro stavamo dicendo, il Monza si è rinforzato alla grande in questo mercato di gennaio, cito qualche giocatore tipo Marchi, Palazzi che insomma è stato a Pescara, Guarna il portiere, Scaglia, Chiricò, Lora, Armellino e Fossati, stiamo parlando di giocatori importanti per la categoria. Sì, sì, una squadra che lotta per vincere. E probabilmente non riusciranno a raggiungere il primo posto, ma nei playoff se la giocheranno sicuramente alla grande. Chi la spunterà tra Campitelli e Berlusconi? Bella sfida, bella sfida. E il nostro ci tiene in modo particolare a vincerla, essendo anche a grande stima di Berlusconi, quindi ci terrà in modo particolare a vincerla e noi faremo di tutto per portarla a casa. To shed it.